Allora, per capodessima, Alfa Romeo 6C, stato 1750, bravissimi, e fermatevi qui, perché ci sono amici, tanti visitatori, curiosi di vedere questa vettura. Innanzitutto, grazie, che era una famosa 6C di Milano, poi di Milano, però era più forte che è stato di portare a degli amici. Non mi faccio domande sulla gara, però voglio sapere che effetto fa qua la persona su questa qua. Vai, tira, tira. Allora, che effetto fa la gara? E oggi è ancora per queste manifestazioni di irregolarità per l'autore d'epoca. Entrambi facciamo sia la navigazione che la guida, mentre altri equipaggi sono strettamente separati. Magari meno stressante, ci si rilassa un po' di più. Anche questo. Bene, dopo la Alfa Romeo 6C Super Sport 1929 venne la GS del 30, ma è un'altra storia. Comunque nel 29 questa macchina ha vinto la Mille Miglia con Campari e Rampone. Adesso aspettiamoci, c'è un problema tecnico, non posso mandarvi via, non ho questo problema. Beh, allora parliamo della gara di oggi. Troppo presto, insomma, qualche momento particolare della gara, di quel gruppo. Era molto tecnica, difficile, forse un filo troppo. Beh, voi vi state allenando per la Mille Miglia, per cui è giusto, c'è un bel allenamento molto importante. Sì, dopo la temperatura di oggi, proprio sembra una giornata da Mille Miglia. Siamo già a metà giugno. La macchina si è andata bene? Perfetto, benissimo. Allora, dovete sapere che io un anno gli ho chiesto il favore di farmi fotografare su questa macchina e ho avuto il massimo dei like su Facebook, per cui insomma la macchina fa ancora il suo effetto. Allora, e facciamo salire un equipaggio molto importante, direi famoso, una vettura stupenda, una vettura che era di una grande azienda italiana che purtroppo non costruisce più automobili, che era l'OM, Officine Meccaniche di Brescia, un acronimo. Ben arrivati, loro sono l'OM. Va bene, allora mi dicono che dobbiamo fare in fretta, però questo non mi toglie la possibilità di dire che sono un equipaggio famoso, sono stati campioni d'Italia e l'anno scorso hanno avuto ben due passerelle in Rai, per cui insomma sono comunque. Bene, in bocca al lupo per domani. Ma tu sei un pilota esperto, per cui la tua macchina la sai guidare benissimo, la tua nipote è bravissima. Bene, io lo metto tutti gli amici qui, ti ringrazio per la tua partecipazione e per la tua fedeltà, che ti dice sempre a te. Grazie. Allora, grazie. Oggi ho scelto un po' di... La volta che uno finì, guardate, era il numero 7. Thank you.